Allora, la prima domanda è: il mondo dell'editoria e il mondo della cultura come influiscono l'una sull'altra? Una non può vivere senza l'altra. L'editoria fa riferimento alla cultura cercando di interpretare il momento e di confezionarlo in modo che possa diventare un prodotto, trasformarlo in un'industria. Sembrerebbe una contraddizione e addirittura quasi blasfema, perché che la cultura possa diventare un'industria, eppure è così. Senza quelle copie vendute, quella stessa cultura non potrebbe sopravvivere, non potrebbe sfamarsi. Ma l'una senza l'altra non vorrebbe dire il deserto. Le chiedo come si spiega appunto un successo per un libro che tratta appunto il tema della storia dell'arte, che spesso sappiamo che non ha, soprattutto dal punto di vista dei giovani, non viene principalmente, non è un libro che viene comprato immediatamente. Come si spiega un successo del genere per un libro appunto di questa tematica? Beh, bisogna onestamente ringraziare in questo caso anche la televisione, perché tutto nasce da quello che è riuscito a fare Philippe negli ultimi 10 anni in televisione con Passepartout, poi è diventato Il Capitale. Però il merito del libro, non è irrilevante, è stato di riuscire a catturare quel tipo di formato televisivo e trasformarlo in un libro. Perché se il libro fosse stato solo un saggio, e Philippe ne ha scritti altri di saggi, non avrebbe avuto lo stesso risultato. È stata la versione illustrata e costruita in quel modo, dove l'illustrazione segue quasi pedissequamente il corso del testo, un po' come si usava, non so se ne avete mai visti, i libri di Salgari all'inizio del secolo, dove si vedeva Sandokan con la tigre. Leggevi su una pagina di sinistra il testo di Sandokan e la tigre, sulla pagina di destra c'era l'illustrazione di Sandokan e la tigre. Giravi la pagina e c'era l'episodio successivo. Quasi percorritrice del fumetto, però è il vero libro illustrato nel senso letterale della parola. Perfetto, quindi un ritorno, possiamo dire, a un format, appunto come ha detto lei, di inizio secolo. E come può adattarsi il mondo dell'editoria a un avanzamento da un punto di vista tecnologico come quello dell'ebook? L'ebook è ineluttabile. Il mondo dell'editoria ci si sta adattando con grande facilità e con grande versatilità. Il problema non è l'editoria, il problema è la libreria, è una cosa diversa. Le case editrici non stanno soffrendo dalla nascita dell'ebook, perché la casa editrice, che è quella che sa scoprire un autore e lanciarlo, sa scoprire l'autore e lanciarlo anche su ebook. Il problema è la libreria, che una volta vendeva il libro finito, sta soffrendo in modo grave, perché mano a mano che il libro viene consumato in elettronico e non più in cartaceo, ogni volta che questo avanza di 2 punti percentuali sul mercato, sono 100 librerie che chiudono. Quindi il problema oggi si pone su come fare libreria, non tanto come fare editoria a causa dell'ebook. C'è un aspetto però dell'editoria che non sembra subire delle conseguenze tecnologiche, ed è proprio quella del libro illustrato. Il libro illustrato è un oggetto, stai vendendo un oggetto che è bellissimo da tenere sul proprio coffee table. Finché ci sarà un coffee table, ci sarà un coffee table book. Fare un libro illustrato che diventa un'application va benissimo, ma è un'altra cosa. Stai vendendo un'application, non stai vendendo quell'oggetto. Per cui i libri illustrati sono abbastanza tranquilli, dovrebbero resistere. Io la ringrazio, è stato davvero gentilissimo. Grazie. Davvero, grazie mille. Grazie.